Ciao ragazzi, allora è venerdì. Adesso che sono arrivate tutte le macchine, cosa che c'è da fare sono due per rendere pienamente operativo il laboratorio: l'impianto d'aspirazione e l'impianto di accensione e spegnimento automatico delle macchine, come vi dicevo nel video di presentazione delle macchine stesse. Perché quello che propongono loro con la schedina non mi convince del tutto. Quindi per questo ho comprato un enorme master slave, è un master slave trifase che contiene tre porte, praticamente trifase master e una slave più due normali, l'alimentazione e anche il controllo interruttore per accendere manualmente l'aspiratore se lo si volesse bypassare. Quindi sarà meglio iniziare questo lavoro perché è veramente enorme. Non voglio modificare assolutamente l'impianto esistente perché è a norma, l'ho fatto certificare e quindi non vorrei metterci io le mani. Quello che voglio fare invece è tirare tutta una serie di prolunghe che vanno dalle macchine a il master slave, che a sua volta sarà collegato a uno dei pannelli, però non voglio mettere le prolunghe a vista, voglio praticamente che le prolunghe siano tutte nascoste dietro i vari pannelli. Questo riesco a farlo perché, nel caso qualcuno se lo fosse perso, i pannelli del laboratorio non sono altro che pannelli montati su una struttura di quelle da cartongesso, dove però sono stati montati questi pannelli 60x120 in legno e quindi possono essere asportati, si può far passare dietro il cavo e poi si possono rimettere, tutto rimane nascosto. Infatti per tutto il laboratorio non sono praticamente presenti i cavi. Questo qua era una cosa che avevo studiato all'inizio perché volevo un certo genere di pulizia formale. Però, allora, bando alle ciance, siccome sono tantissimi i pannelli da smontare per far passare tutti i cavi e tantissimi collegamenti, sarà un lavoro lungo che durerà più di oggi, incomincio. Ok, allora il grosso del lavoro è praticamente fatto. Tutti i tubi sono stati passati, alcuni passano da pannello a pannello, altri passano direttamente dal controsoffitto. Ho tutti i collegamenti pronti per essere allacciati in posizione, sia al quadro che devo spostare, sia al master slave che andrò a montare. Quello che manca è rimontare tutti i pannelli, mettere le prese femmine e fare i collegamenti al master slave. È un lavoretto che farò domani. Se qualcuno se lo stesse chiedendo perché non ho messo i tubi corrugati, per due motivi. Primo, decade completamente il senso di aver messo pannelli removibili, perché i pannelli removibili servono appunto per far sì che io possa spostare, mettere, aggiungere, togliere le prese un po' come mi pare, senza per forza essere limitato da dov'è la posizione del cavo corrugato o a dove è pensato di farlo sporcare. E due, in termini di sicurezza, questi cavi sono cavi a doppio rivestimento, certificati addirittura per l'esterno, e non necessitano del tubo corrugato. Sono così rivestiti che potrei dire ritrovarci sopra e non ci sarebbe nessun problema. Va bene, nuovo giorno, vecchio lavoro, perché non avete idea quanto mi faccia soffrire avere il laboratorio in questo stato. Non vedo proprio l'ora di tornare al mio laboratorio pulito e a posto. Quindi farete fuori adesso, monto i pannelli, collego tutti i cavi, faccio i test e poi vi spiego un attimino che cosa ho fatto. Forse no, vediamo.
Beh, come avete visto, non è stato un gran lavoro di concetto o chissà di quale tecnica e difficoltà. È bastato smontare i pannelli e passare dietro i cavi. Questo perché? Perché quando ho progettato il laboratorio ho ideato questo sistema dei pannelli di legno attaccati alla struttura di cartongesso per anticipare questa esigenza di nascondere i cavi. Questo è proprio sintomo di progettazione. La progettazione indaga le esigenze presenti e future e cerca di anticipare tutto ciò che potrebbe essere un problema. Così sono riuscito ad avere una soluzione abbastanza pulita, praticamente non ho nessun cavo in giro. L'unico cavo che sarà veramente veramente visibile, cioè quello che pioverà dall'alto per alimentare la squadratrice, cavo che ancora devo installare perché aspetto di fare l'impianto di aspirazione in modo tale che il tubo e il cavo corrano nello stesso punto e non diano fastidio al taglio, e gli altri cavi invece che rimangono visibili sono quelli sul master slave. Qualcuno ci chiederà perché non ho fatto passare i cavi dal master slave direttamente dietro, magari tappando le prese sul davanti. Questo perché il master slave non è costruito da me o fatto da un elettricista. È stato comprato da una ditta in Germania, di cui vi lascio il link in descrizione. Fra l'altro l'unica ditta che ho trovato che producesse una cosa del genere. Ho indagato quasi tutto internet e non ho trovato niente. E quindi ha una sua garanzia e una sua certificazione. Garanzia e certificazione che non mi andava ad invalidare. Quindi rimane, diciamo, più o meno così, con questa soluzione più o meno artistica, dove i cavi escono ed entrano, una sorta di flusso canalizzatore. Comunque, il lavoro questo era quello che c'era da fare. Indubbiamente il prossimo passo sarà l'impianto d'aspirazione, impianto d'aspirazione di cui abbiamo parlato abbondantemente su Instagram, abbiamo disquisito tutti assieme su quale sarebbe stata la scelta migliore. Ho finalmente preso la mia scelta, ho ordinato il materiale, dovrebbe arrivare questa settimana, praticamente appena arriva mi metto a fare il lavoro. Niente, alla prossima!